Il programma di questa sera è composto da tre opere che mettono in crisi e in discussione la forma sonata. Due opere di Beethoven, l'opera 27 numero 2, quasi una fantasia appunto, e l'opera 109, che stravolge un po' l'ordine canonico delle sonate che erano state scritte nel Settecento. E poi il programma si conclude con la sonata di Liszt, uno dei capolavori massimi del romanticismo, che ha una forma ciclica, sempre rispettando un po' quelli che sono i movimenti di una sonata, però quasi nascondendoli e facendo un'opera intera di quasi mezz'ora che termina così come inizia. Il futuro della musica classica è un punto interrogativo. Nonostante gli sforzi di molte singole istituzioni che vanno incontro ai giovani, vanno nelle scuole, portano la musica ai giovani, cercano di anche incoraggiare i giovani a venire ai concerti, quando non vengono ai concerti vanno nei luoghi appunto scolastici. Questo non può bastare alla lunga, secondo me, finché non c'è un sistema scolastico, proprio della scuola dell'obbligo, che metta come materia curricolare la musica. All'estero, quando questo è stato fatto, i risultati ci sono stati importanti, e secondo me questa è l'unica strada, l'alfabetizzazione veramente totale, mettere la musica come lo strumento, la possibilità di suonare uno strumento musicale, come si mette obbligatoriamente la storia, la geografia o l'italiano. I giovani che vengono ai concerti li trovo molto motivati e spesso sono tra i più entusiasti, poi sono quelli che scoprono la musica classica, sono poi conquistati dalla musica classica. Naturalmente, se non la conoscono, non possono essere conquistati da niente e quindi fanno molta fatica.